Oh, allora buongiorno a tutti, si fa per dire perché siamo sempre qui in totale emergenza, no? Proprio, come dire, regioni chiuse al passaggio di chi che sia, sia in entrata che in uscita. Ecco, praticamente io ho fatto un... Sono andato a vedere un po' le cose su Twitter. Guarda che cosa t'ho trovato, cosa t'ho trovato. Dunque, Tommaso Sacchi. Chi è Tommaso Sacchi? Tommaso Sacchi è... Eccolo qui. Che è assessore alla cultura, moda e design. Stile non lo poteva scrivere, no? Design deve sempre usare parole anglo-americane, eh? Della città di Firenze. Quindi Tommaso Sacchi è un assessore alla cultura, no? Che cosa scrive? Stiamo tutti bene, ecco, mi raccomando, non preoccupatevi perché Dario Nardella, come da disposizioni sanitarie, ha iniziato un periodo di quarantena volontaria per 2 settimane. Ecco, tra l'altro poi quarantena dovrebbe essere 40 giorni, no? 2 settimane invece manco sono 20. Essendo entrato in contatto con una persona positiva al tampone, ecco, cioè una qualsiasi, una persona positiva a qualsiasi, chi tu puoi che sia, uno così per strada, no? Boh, chi lo sa. Poi però dice: un grande bocca al lupo a Zingaretti per la sua pronta guarigione, forza! Ecco, cioè, capito? Tu lo devi un po', come dire, devi figurartelo che lei è questo qui che... con cui Nardella è entrato in contatto, cioè il suo capo, no? Il capo del PD, capito? Quello praticamente ha chiuso un monte d'ospedali in Lazio, no? Dice, poi si lamentano di Zaia, di Fontana, no? Ecco, praticamente loro fanno la stessa cosa, no? Giustamente loro, quelli sono di destra, loro sono di sinistra, noi no, queste cose non si fanno mai. Ma subito, 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 una bomba, chiudono gli ospedali, no? C'è anche Rossi, ha chiuso anche Rossi, Insomma, Rossi, io diciamo gli consiglierei di cambiare cognome perché tanto rosso e un mi sembra, va bene, comunque, va bene, allora, forza, dai, forza, forza Zingaretti. Vediamo che nonostante il taglio degli ospedali che tu hai appunto eseguito, insomma, vediamo se tu ti rifigli, no? Allora, ora io mi sposterei, va bene, perché qui c'è un po' di buio. Capito? Allora andiamo al solicin solicello all'altra parte dei locali, eh? Allora vediamo un po' se riesco a inquadrarmi bene, così almeno si fa questa disamina. Quindi praticamente, oh, spero di essere inquadrato bene, mi sembra di sì. Allora, praticamente, quindi, Nardella a quarantena, vabbè, proprio anche lui, insomma, speriamo sia stato infettato, perché insomma, non sia mai il male un sagore a nessuno, e se il male c'è, ovviamente rimettiti prima possibile, come direbbero loro, get well soon, no? Come quando io negli anni 90 andai a Atlanta, entrai in una clinica ovviamente rigorosamente privata, quello che piace a loro, no? Loro sono talmente, come dire, così attenti alle esigenze del popolo, no? Che clinica vanno verso la privatizzazione, il liberismo sanitario, no? Ecco, quindi così si potrebbe definirlo. Allora, praticamente, ecco, io però sfrutterei, insomma, questa faccenda del coronavirus per parlarvi di alcune cosine che non funzionano, insomma, in questa città, no? Visto che si parla appunto Nardella, poi questo Sacchi, figurati, si chiama Sacchi, l'allenatore, io, uno degli allenatori di calcio e più detestato, cioè, vabbè, Arrigo Sacchi ha stravolto tutto quanto era la filosofia del calcio in Italia, no? Tant'è vero che Brera, va bene, ce l'aveva proprio, come dire,
non lo sopportava, no? Il famoso Gianni Brera. Ecco, io potrei essere io, diciamo, un breriano, no? Nel senso che, perché Sacchi all'epoca era considerato un innovatore e Brera un conservatore. Ecco, io, a me mi piace, sono uno che è portato a conservare le cose belle, anche vecchie, ma scusa, se una cosa è bella, funziona, anche se le vecchie, ma perché tu la vuoi buttare via? Non ho capito, io ho buttato via l'automobile, da 10 anni mi dicevano butta via l'automobile, butta via l'automobile, ma scusa, ma se funziona, poi alla fine non più funziona, vabbè, allora la buttiamo via, va bene. E appunto, a proposito di cose da buttare via, cioè, voi pensate voi che qui a Firenze tutto, come dire, giri bene per filo e per segno? Non è mica vero, so, non è proprio così, no? Perché ora, quando lui, cioè Nardella, va in televisione, fa queste, questi bei sorrisi, no? Proprio a 64, dice, no, 64 denti, cioè nel senso. Se ne possa permettere di più, ma quando vanno dal dentista, tu lo sai, i conti sono particolarmente salati, va bene, però loro, come dire, riescono sempre a magari spesso non pagano nemmeno conti, io sono convinto, molti di loro non pagano nemmeno conti, glieli fanno gratis questi servizi e in cambio chissà cosa. Non in cambio il sacco, oppure magari li fanno pagare la stessa cosa, ma ecco, e poi doppio servizio. Allora, tutte le cosine che non vanno bene, va bene, tutti i mali proprio evidenti, no? Di questa bella fulgida città, va bene, che tutto il mondo ci invidia. Ecco, allora io mi c'erei la famosa voragine, va bene, di, non mi ricordo quanti anni del passato, mi pare che. Misero anche, questi misero anche lo striscione lì vicino alla voragine di, non so se vi ricordate, mi ricordo quanti anni sono passati, ma mi sa ne passare già 3 o 4, va bene? Cioè improvvisamente s'aprì una voragine in Lungarno Torrigiani a 2 passi dal Ponte Vecchio, cioè uno dei ponti più famosi. Aspetta, ma giusto il cappello, visto che bel cappello ho trovato oggi. E il cappello per questa disamina su Nardella. Vabbè. Allora, questa voragine s'aprì improvvisamente, era mi pare le 6 e un quarto di mattina, e praticamente furono ingoiate varie automobili lì parcheggiate in riva all'Arno, no? Ma pensi culo che nessuno passava a quel momento, in genere a quell'ora lì, passa già gente, capito? Passa già gente, turisti e vanno. Magari vanno in coda, beh, perché lì tu passi il Ponte Vecchio e poi subito praticamente a 2 passi, il Ponte Vecchio a 2 passi agli Uffizi. Bisogna, alle 6 bisogna andare in coda agli Uffizi se non c'hai la prenotazione, capito? E meno male nessuno passò di lì, no, sarebbero stati ingoiati esattamente come lo furono le automobili. Poi ci fu un'inchiesta, come dire, un'inchiesta barzelletta, no? Il giudice decise, non voglio neanche nominarlo, perché magari poi. Vengo pure denunciato, ma fu deciso che non si poteva risalire, non si poteva risalire ai colpevoli di questo, che attraverso la loro negligenza aveva causato questo macello, va bene? Chissà come mai, ma chissà come mai, però voglio dire, allora, l'acqua chi la porta lì? Publiacqua, va bene? Publiacqua, si chiama così l'azienda, Publiacqua si occupa dell'acqua. Acqua pubblica vorrebbe dire, no? Ma è la strada, di chi è la competenza della strada? Di comune, ecco, il comune, lei è capo, il comune è Nardella, allora, cioè, io vorrei dire che questi sono colpevoli, va bene? Pugliacqua e Nardella e comune sono colpevoli, e non lo dico, ma insomma voglio dire, ma la figura di Hacca, ma chi la fece? La fece la città di Firenze, va bene? La città di Firenze dice, guarda questi. Addirittura la voragine, va bene, in piena città, ecco. Insomma, praticamente alla fine, va bene, nessuno, che io sappia, nessuno ha pagato questa roba qui. Cioè, il reo, tra virgolette, il reo, diciamo, il responsabile, non diciamo reo, perché comunque sia, non è che l'hanno fatta apposta, anche se parecchi cittadini sollecitavano l'intervento, ci sono, c'è tanto di.
documentazione e prova sta roba qui, eh? Cioè per mesi e mesi, settimane e settimane, qualcuno dice: guarda che qui e lì c'è qualcosa che qui viene giù tutto, no? Gli dicevano, viene giù tutto, e va, puntualmente poi è accaduto. Va bene, allora poi ci sono, c'è, cioè, la faccenda delle buche stradali, no? Cioè, e tu vai, no, io penso, cioè, in questa città non esiste una strada in cui non ci siano le buche. Va bene, io pensavo, tutti i giorni passo a Via della Colonna, va bene, che è una via che porta da Piazza Santissima Annunziata, spalla il centro storico, piano centro storico, lì c'è un famoso museo archeologico, è una cosa bellissima, strepitosa, va bene. Allora, questa strada è stata rifatta, ma mi pare nemmeno 2 anni fa, va bene. Ma è già piena di buche, cioè praticamente. Ma io, ma questo, ma che, asfalto o burro? Cioè, perché voglio dire, il burro tu puoi andare alla Honda, anzi alla Hop, perché se no Nardella si offende, si sa, no, che le Hop sono, c'è un po' qualche conflitto di interesse lì a giro, va bene, mai risolto ovviamente, perché, ma non era loro che gli dicevano: ah, Berlusconi c'è il conflitto di interesse, Berlusconi conflitto di interessi, appunto. Poi quando sono andati, diciamo, nella stanza dei Buttoni, se ne sono dimenticati, dei conflitti di interessi. Cioè, buche dappertutto, addirittura ora ci sarà, immagino, un'inchiesta aperta, perché in piazza Brunelleschi, pieno centro storico, cioè qui non si parla di periferie abbandonate, va bene, in cui brulicano magari gli immigrati clandestini, già altra faccenda, come dire, di cui parlare, quella lì. No, e disadattati, no? Tutte la periferia, si sa, le periferie, le borgate sono lasciate, come dire, al loro destino. No, qui si parla di pieno centro storico, cioè pieno di turisti, brulicano i turisti, no? E anche clandestini brulicano anche il centro storico, ma insomma, se ne parla ora, dopo. Brulicano dei turisti, cioè, pieno di bue in questo modo, ma il decoro urbano, cioè loro dicono, loro fanno la guerra in decoro, una guerra affinché sia, come dire, migliorato il decoro urbano. Ma scusami, ma non è che il primo a essere indecoroso tu sei proprio te, eh? Cioè, qui addirittura sembra sia morto una persona, un disabile si è incastrato la ruota in una buca, e poi ha dato balta alla carrozzina, e questo ha picchiato una botta, anche cioè proprio una boccata, come si dice da queste parti, cioè, sembra ci abbia rimesso la pelle per questo motivo qui. Cioè, siamo a questi livelli qui, capito? Le buche. Infatti io direi proprio, è un'amministrazione, il sindaco delle buche bisognerebbe chiamare, perché poi le buche si sono, come dire, aumentate a dismisura. Tu le trovi in qualsiasi, praticamente non esiste, io per quanto ne so io, non esiste strada a Firenze che non ci abbia la sua bella buca. Che sono, ovviamente, sono, non è che magari fosse solo l'automobile e finiscano le sospensioni e gli ammortizzatori, quella sarebbe, il minimo. Il problema è che se tu la becchi con un motorino, una buca, tu rischi di finire altro all'ospedale, al Camposanto, capito? È bastato uno con una carrozzina, figurati con un motorino. Poi, io la ricorderei anche aveva iniziato, mi pare, anche Bomba, quando era sindaco, no? A mettere le fontanelle pubbliche. Ah, bene, dice, ma quel caldo che poi fa d'estate, va bene, uno, come dire, assalito dalla sete, passa a Piazza Signoria, c'è la fontanella, mi pare, no? Una fontanella, tutto gratis, certo, poi con quelle tu paghi tassa di soggiorno, ora poi si arriva, anche la faccenda lì. Con quelle paghi tassa di soggiorno, almeno dammo un po' d'acqua. Sì, ma il problema è che se uno poi beve, e beve gratuitamente, poi deve anche, come dire, urinare, no? Cioè, emettere le sue urine. Dove vai a mettere le sue urine se mancano i Vespasiani? Vespasiano ce n'è uno. Allora, senti, io, da quanto ne so io, c'è uno in Piazza Indipendenza, un altro alla Fortezza d'Abbasso, e poi un altro, un bagno pubblico, mi pare, in Piazza d'Azeglio, chiuso. Se non erro chiuso, ora poi ci ripasso. Ora stasera, anzi il pomeriggio, ci ripassa a vedere se i lavori sono andati avanti oppure no. Ma dice bagni pubblici, Simone, che voi conoscete su questo canale, fa molte apparizioni, cioè dice bagni pubblici e sono tutti chiusi, cioè non c'è più un aperto. Ora è da verificare sta roba qui, ma
Io francamente mi fido più di Massimone che di Comune di Firenze, scusami. Dopo tutto quello che combinano, va bene, non me ne abbia i sacchi, non me ne abbiano i sacchi in Nardella se gli dico queste cose qui, perché poi, francamente. Vabbè. Allora, si diceva poi della tassa, quindi praticamente cosa comporta questo fatto? Non ci sono bagni pubblici, non ci sono Vespasiani, poi sono a pagamento e quindi uno è che fa? Cerca di, o la trattiene, cioè una vescia, come dire, come un dirigibile. Oppure deve emettere appunto le sue urine. Senti, ma mingere, senti come ti parlo bene, nemmeno una parolaccia alla Sgarbi ti infilo, eh? Allora, e quindi o trova, visto che Vespasiani ce n'è poi tutto a pagamento, e magari uno se l'è poi un clandestino, figurati se questo ti scuce quattrini, va bene? Quello ricerca quattrini, eh? Magari anche in modo, come dire, poco ortodosso, ma vedremo dopo. E allora cosa fa? Va praticamente o chiede ristoro presso un bar, ristorante oppure hotel. Va bene. Anche negli hotel vanno a chiedere di usare il bagno. Ovviamente quelli gli dicono fuori, perché se è un cliente nostro, vai, c'è la stazione. Vai lì alla stazione, già un altro punto in cui ci sono bagni pubblici, ovviamente anche lì a pagamento. Ma Dio, ma vuoi mettere bagni pubblici a pagamento? Giusto, ma devi mettere anche quelli non a pagamento, perché cioè con tutto il botto di tasse si pagano più tasse di soggiorno. Me lo vuoi mettere almeno un bagno in tutta la città in cui non si paghi? Perché è giusto che quello è già quattrini, è giusto che paghi per appunto fare quello che deve fare. Altrimenti se uno non ha manco quelli, qual è la soluzione? Se poi ai bar te lo buttano fuori, ai ristoranti te lo buttano fuori, agli hotel te lo buttano fuori, te lo dico io, passa da via Cennini, vicino alla stazione, e te ci volla a chiappino, come si dice a queste parti, cioè la molletta, cioè non respiri. Se tu parcheggi l'auto lì, praticamente, ecco, ci vuole altro che mascherina anti-coronavirus lì, capito? Io ti dico la mascherina antigas, quelle che usava Churchill nella Seconda Guerra Mondiale. Per bene ti vada, capito? Cioè, c'è un fetore di urina secca, va bene, che ti taglia il fiato, cioè, capito? Ti taglia il fiato, altro che Covid-19, ecco. Molto peggio, va bene? Quindi tutti quelli che non sanno dove scaricare le loro urine vanno lì, vanno in via Cennini, cioè, diventa un Vespasiano a cielo aperto. E poi figurati ande piove. Magari piovesse, ecco, io stiamo lì a fare la danza e la pioggia affinché piova e porti via un po' di questi miasmi, va bene? Ecco. Quindi, allora, la tassa di soggiorno, cioè tu paghi, si parlava della tassa di soggiorno, in un hotel a 2 stelle un disgraziato che viene con una famiglia di 4 persone, magari tutti hanno, allora, lui, la moglie e il figliolo che ha 13 anni e l'altro figliolo che ha 12 anni e un giorno, scusate, dai, pagare questo 4 per 4, 16 euro di tassa di soggiorno per un giorno. Ovviamente, poi se sta a 2 era 32, poi se eccetera, eccetera. 32 più 16 più 6, così via. Vabbè, 4 giorni, 64 euro di tassa di soggiorno. Se non ho errato il calcolo, va bene? Cioè, 16, 32, sì, 32 per 2 fa 64, cioè 4 giorni 64 euro di tassa di soggiorno. Ma cacchio, allora la prima cosa da dire è prima di tutto, scusami, ma prima di tutto voglio dire, a 5 stelle tu paghi 4,80 euro e a 2 stelle 4 euro. No, ma scusa. No, 5 euro? 5, no, 5 euro, scusa, a 4 stelle, ecco, ora mi sono ricordato. Cioè, a 5 stelle tu paghi, e quelli di quattrini ce l'hanno da buttare via, no? Cioè, a 5 stelle non è che ci va, come dire, l'immigrato clandestino, no? No, ci va uno, insomma, della Valle, ci va un Agnelli, ci va un Benetton, così via. Vabbè, allora, quelli, che vuoi ti faccia 5 euro al giorno a quelli lì? Manco. Cioè, non li sfiora manco Pugazzi, capito? Cioè, è una cosa ridicola, è una cosa indifferente per lui, ci paga 5 euro. Ma quello che ha una famigliola, il signor Rossi, qualsiasi ha una famigliola, noi il signor Rossi della regione Toscana, beh, quello lasciamolo perdere.
Ma il signor Rossi qualsiasi c'ha una famigliola di quattro persone, compreso lui, cioè, ma in proporzione paga molto di più, scusa, ma che lei è una cosa, ma dice, ma una cosa, questi sono di sinistra, fai, mettono una tassa di soggiorno del genere, cioè, ma fa una pubblicità, poi, ascolta, poi con la crisi del coronavirus siamo andati a zero le presenze turistiche, cioè, la prima cosa che tu dovresti fare è levarla del tutto a questo punto, perché tu ci puoi far ritornare qualcuno, qualche gatto e qualche cane, cioè, io non so come tu farai poi a... Perché questo è un t'entra in più, eh. Cioè, o che tu gli tenga la tassa di soggiorno o che tu la levi, non ti viene più nessuno in questo momento. Quindi sarebbe meglio tu la levassi proprio, va bene? Nemmeno ridurla al 50%, levarla tutta. Anche perché voglio dire, ma mi spieghi la seconda osservazione, ma mi spieghi, cioè, cosa ne fai di questa tassa di soggiorno? Dovrebbe servire appunto a migliorare il decoro urbano, quantomeno, va bene? Un po' come le contravvenzioni a raffia e tu fai. Dovrebbero servire a migliorare le strade, cioè almeno io vedo la Via Nazionale tutti i giorni qui vicino, cioè fanno una sventagliata di multe tutti i giorni, va bene? Tanto questi, bisognerebbe parlare anche alla polizia municipale che a una certa ora dice no, noi di notte non si può fare nulla. Io sentivo di questo, non so se sia vera questa roba, cioè, ma questa è una cosa impressionante. Una gravità impressionante, cioè dopo finito una certa ora dice noi no, no, noi basta, dice, è troppo rischioso. Ma scusa, sono polizia, ma polizia municipale, ho detto sono poliziotto, cioè, e quindi se ti accetto di fare il poliziotto devi rischiare la buccia, capito? Come fanno quelli della polizia di Stato? Quelli della polizia di Stato se li mandano a fare qualcosa di rischioso, non è che dicono no, ma sai, io si rischia troppo, e se poi mi sparano, ma come? Scusa, ma fa parte della polizia, cioè pure municipale. Sei, come dire, costretto a rischiare, cioè nel tuo lavoro il rischio fa parte del tuo lavoro. C'hai la pistola anche. Se a un certo punto qualcuno hai minaccia, usa. No, invece loro sai, no. Guarda, se è vera sta cosa, ora se non è vera, che dopo una certa ora loro se la sgamano, vabbè, allora. Come se non avessi detto nulla, ma se fosse vera, ragazzi, cioè un'altra barzelletta di questa città, eh? Va bene? Allora, poi il caro Nardella poi si è distinto anche sulla faccenda stadio, ma non solo stadio nuovo, anche quello vecchio, no? Perché lo stadio nuovo, vabbè, hanno preso per i fondelli, per non dir di peggio. Prima della valle e poi commisso, perché come vi dicevo io, dai, rivedevi magari i video che ho fatto insieme a Massimone, senza Massimone, cioè questa è stata una gigantesca presa in giro, no, perché questi sono stati fatti venire, è chiaro che della valle che l'era il numero 2 o numero 3 dell'Inter, Manco Pucazzo viene a Firenze a fa che? Cioè, se non gli fai certe promesse, va bene, no? Poi il coso si svegliava pure, coso bla bla Tenerani, no? Che bisognerebbe chiamarlo Z Tenerani, c'è cioè uno che ronfa parecchio, va bene, diceva, sai, diceva, è venuto da là, ho visto la trasmissione su. Lady Radio, no? Perché Lady Radio va anche in TV ora, no? Fa la radiovisione. Dice, ma sai, dice della valle, dice, si sa per se è capito perché sono venuti della valle, perché gli avevano promesso lo stadio. Ma pensa te, io te l'avevo detto, te l'avevo detto anni fa, alla fine ci arriva anche lui. Arriva anche lui perché la stessa cosa sta succedendo con commisso, no? Lo prendono per il culo. Anzi, per il sedere, se no poi ci querelano, lo prendono per i fondelli, gli fanno la sfilata lì nel Salone 500, Salone 200, Salone 1300, 1500, 6000 e così via. E poi dopo quello gli dice: senti, ma me lo fai fare lo stadio? No, ma si vedrà forse, chissà. E poi che tu vuoi fare? Qualche centro commerciale, ma c'è già le hop e così via. Ma insomma, pensiamoci via. E poi la merca, non la si sbatte, sta merca e così via. A finire quello dice: sai che? Vediamo se me lo fanno fare a Scandì. No, aspetta, no, a Scandì, già a Campi. A Campi Bisenzio. Sembra, faranno a Campi Bisenzio. Sembra, ma. Campavalle dell'Erbaresce, va bene? E questo è lo stadio nuovo, cioè lo stadio nuovo che ovviamente non esiste e chissà per quanto tempo non esisterà, ma c'è anche lo stadio vecchio da considerare.
lo vorrebbero, dice, ma perché non si ristruttura i franchi? Ma intanto tu ci dovresti fare prima di ristrutturarlo, no? Non ti consentiranno mai di fare un'apertura al franchi, cioè un vincolo rigido delle belle, tra virgolette, arti, non te lo consentiranno mai di fare questo video, scusa, di rifare questo, di fare l'apertura allo stadio, ma nel frattempo tu potresti fare l'ordinaria manutenzione, no? Cioè nel senso tenerlo per benino, visto che è anche un monumento nazionale, no? Lo stanno facendo? No, non lo stanno facendo, ovviamente, perché è venuto fuori un video, mi pare di Rai 3 proprio, e l'ho trovato, anche questo l'ho trovato su Twitter, pensate quanta roba interessante si trova su Twitter, no? E in questo video, il cui servizio, se non erro, è di Sara Meini, la giornalista così si chiama, faceva vedere, cioè, la fatiscenza proprio, cioè i franchi e cada a pezzi ci sono, cioè il cemento è andato via, affiora il ferro, no? Dalla struttura, cioè tutto va a casa, cioè si sta praticamente sgretolando i franchi. Allora guarda, io è un po' che un po' allo stadio, forse forse tanto buttata di fuori un lò, va bene? Un lò tanto buttata di fuori. Mi sa che c'ho azzeccato anche stavolta, capito? Cioè, questi sono tutti i quattrini che incassano dalle tasse di soggiorno, dalle contravvenzioni e poi dalle ipertasse ci impongono, va bene? Le mega tasse ci impongono, cioè, i franchi appena, cioè, nemmeno lì li impiegano quattrini, ma ragazzi, eh? Cioè, fenomeni proprio, fenomeni, va bene? Poi c'è della faccenda dell'aeroporto. Allora, lei di questi giorni la boccia, l'ennesima bocciatura, va bene? L'ennesima bocciatura. Allora, il tribunale, non mi ricordo quale, mi pare, il Consiglio di Stato, se non erro, no? Il tribunale amministrativo ha bocciato la loro procedura, cioè anche lì l'avevano combinata di tutti i colori, insomma, cose che non stavano né in cielo né in terra. E quindi i comitati anti-ampliamento dell'aeroporto hanno trovato, diciamo, terreno facile per poi ottenere, appunto, far accogliere ottenere l'accoglimento del ricorso, no? Allora loro, va bene, poi aspetta, c'è anche l'Unione Europea, gli ha detto, dice, guarda, questa roba qui e non va fatta, cioè l'ha contestato pure l'Unione Europea, che è tutto dire, cioè chi mi conosce sa che io sono fortemente avverso all'Unione Europea, spero che come prima o poi si sfasci tutto, questo euro puro mostro indecente, va bene, che ne combina di tutti i colori, ma pure loro si sono accorti che il piano Renzi, perché poi c'è Renzi di mezzo, no, che no. Diciamo, c'è il suo amico Arrai, così per sbaglio, il suo amico Arrai piazzato lì all'aeroporto, va bene, mi pare faccia il presidente addirittura l'aeroporto di Firenze, insomma, diciamo, ricopre una certa carica. Ovviamente Renzi è favorevole all'ampliamento dell'aeroporto, ovviamente non c'entra nulla con Arrai, Renzi, no, figurati, eh. E pensa, sai che vogliono fare questi fenomeni? Vogliono fare la pista parallela all'autostrada. Cioè, parallela, ma dico distante dall'autostrada, no, vicino. Cioè, scusami, allora, la pista parallela all'autostrada, sai che vuol dire sta roba qui? Vuol dire due cose molto semplici. Allora, siccome gli aeroplani non possono atterrare venendo da Firenze, non possono passare su sopra Firenze, e figurati, sarebbe lesa maestà. Quindi devono atterrare provenendo dall'altra parte, cioè da Prato. Ovviamente quelli di Prato sono incazzati perché cioè, scusami, tu passi sopra Prato, tu disturbi Prato, tu non puoi passare sopra Firenze, ora tu passi sopra Peretola e Brozzi, va bene, e tu disturbi Peretola e Brozzi e quelli si incazzano. Puoi passare, allora, se tu fai la pista parallela, o tu passi sopra Firenze o tu passi sopra Prato. Ora, sopra Firenze non si può passare perché quelli si incazzano come quelli di Brozzi e di Peretola, allora passiamo sopra Prato. Ma allora si incazza quelli di Prato! E pensate, il sindaco di Prato, un altro fenomeno, si chiama Biffoni. Mi raccomando, mettete la U al posto della I, se no vi querela, va bene? Ecco. Allora,
Questo Biffoni, ovviamente, anche lui che ha fatto? Ha fatto campagna elettorale per farsi votare contro l'ampliamento dell'aeroporto, ma direi anche contro l'aeroporto di Firenze e basta, no? Perché in realtà non ci dovrebbe manco stare l'aeroporto, non c'è lo spazio sufficiente. Va bene. Va bene, allora se è candidato e ha vinto per due volte le elezioni, anche se poi a un certo punto sembrava cambiasse idea, insomma, vabbè, ha pasticciato un po', poi però si è ripreso. E quindi uno del PD, Biffoni, contro altri del PD, ovviamente, perché poi dopo non c'è solo Prato, mi sembra che ci sia anche Sesto, in cui però il PD è stato cacciato via grazie a Carrenzi, che insomma è riuscito a perdere il 75, il candidato di Renzi ha perso il 75% di preferenze e è andato a vantaggio di quell'altro, ovviamente, no? Cioè il 75% a 10, no? Una debacle, come dire, epica, va bene. E poi aspetta, Calenzano l'è contro e poi e altri, c'è solo Scandicci che non è contro questa, perché ovviamente Scandicci è lontano, è lì quindi non gliene frega una mazza, va bene, a loro. Ma tutti quegli altri sono tutti contro, tutti i comuni limitrofi appunto all'aeroporto, no? Ai limiti dell'aeroporto, confinanti all'aeroporto o vicini all'aeroporto, sono tutti contrari. E tutti, ma allora in questi giorni Nardella dice noi andiamo avanti, no, andiamo avanti, come dice, dai, abbracciamo, noi andiamo avanti, abbracciamo i cinesi, vai, 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 abbracciamoci tutti, allora via, e contagiamoci tutti, ovviamente, no? Cioè, un fenomeno, va bene, poi magari ovviamente non gli auguriamo gli di avergli beccato il coronavirus, ma se l'ha beccato, da Zingaretti, no? Figurati. No, vabbè, insomma, Zingaretti, c'ha un nome poi. Non una garanzia. Va bene, questo è l'aeroporto. Poi cosa si può fare? Ma io mi sono, tra parentesi, io mi sono tenuto basso, cioè nel senso, i problemi sono assai di più. Questi potrebbe parlare anche la tranvia per vedere la luce come dire, per vedere la fine di questa tranvia che appunto lei è a metà, poi c'è da costruire altre linee, ma prima di vedere la fine di tutte queste linee, ma pensa a Siviglia, ci hanno messo 8 mesi a fare tutta la linea tranviaria e qui siamo a 8 anni, ma sì, mi pare sia iniziato nel 2005, se non erro, non mi ricordo, ma insomma mi pare la roba cominciò 2005-2006, insomma siamo già a ben più di 8 mesi, va bene? Ecco, la tranvia sì, che poi sembra che se tu dice se la tranvia va in perdita, no? Dice, sai, dice come che succede? Succede che pagano, io ho sentito dire da una mia amica, anche questo è da verificare, io ve la dico così, quel beneficio inventario, no? Dice se la tranvia va in passivo, cioè non raggiunge un certo numero di utenti, utilizzatori, clienti, no? Allora sai che si fa? Interviene il comune, cioè il comune. Che ripiana, capito? Cioè praticamente la società, se non erro, è privata, si chiama CEST, però appunto quello non rischia nulla, cioè già sono in regime di monopolio, va bene? Allora se poi gli va il servizio fa cacare, va bene? I cittadini, gli utenti preferiscono, che so, il monopattino, la Vespina, la biciclettina alla tranvia, sai che si fa? E paga comunque, cioè paga comunque loro attraverso il comune, ovviamente, no? È il comune, tanto, con tutte le tasse di soggiorno e riscosse, dacci qualcosa anche a noi, va bene? Allora, poi si può finire in gran bellezza con l'abusivismo e clandestini, cioè io, veramente. Beh, questa è veramente una delle cose più fenomenali, dovrebbe dire, no? Perché sono tutte cose fenomenali, tutta roba da fenomeno, fenomeno da che uno se lo può immaginare, va bene? Quindi, qual è come dire, la logica, tra virgolette, di tutto ciò? Da una parte è un negozino, va bene, che si regge. Che regge l'anima potenti perché tartassato, tartassato, ritassato con un IMO che farebbe paura, va bene, a Frankenstein Junior, va bene? Quello deve praticamente scucire fino all'ultimo centesimo. Questi qui vanno a fare le loro vendite, va bene? Io li trovo spesso e volentieri per il centro storico, piazzano lì le loro mercanzie, va bene? E poi quando arriva uno di questi, quindi, la polizia municipale in genere, no, via, via, fanno le cose, ecco, questi qui, cioè,
Non deve esistere una cosa del genere. Se te non hai figli, e poi spesso sono clandestini, ovviamente, quindi clandestini e abusivi, vabbè, doppiamente abusivi, perché il clandestino già è uno che abusivamente sta in Italia, va bene? Senza averne alcun titolo. Pure, poi dice, sì, gli danno pure 35 euro a molti di loro, va bene? E in ogni caso si arrangia così. E questi, che gli fanno a questi, i nostri fenomeni della polizia municipale, un cacchio, perché poi c'hanno questi, no, no, dice, noi non si può intervenire perché questi se no poi ci fanno un mazzo così, capito? Scusa, ma sei un poliziotto o no? Devi far rispettare le regole dell'ordine pubblico o no? Se quello paga l'IMU, chi vai a sanzionare? E quell'altro lo paga, chi vai a sanzionare? Quello non paga l'IMU e magari non ce la fa a pagare l'IMU, o questo qui che se ne fotte delle regole, fa che cacchio vuole dalla mattina alla sera, capito? Perché qui non si tratta di dire pelle scura o pelle scura, no, questo è abusivo o no? Se è abusivo devi sanzionare chiunque egli sia, capito? Ecco, allora io vorrei finire, ma scusa, ma uno, allora mi potrete chiedere, domanda più che legittima, ma uno che appunto talmente fenomenale, no? Dice, è un tipo un fenomeno questo, che uno è che si contraddistingue per una serie di cose così, voragini, bue statali, multe a raffia, ovviamente sempre a soliti malcapitati, no? Che magari non tu trovi per parcheggiare, allora via, su, dai, 5 minuti, faccio una cosa veloce, poi a 4 minuti, arriva dopo 2 minuti, arriva il vigilino, così, e magari da belle chiamare il carattrezza e via, no? Non tu trovi più nulla, ecco. E poi i bagni pubblici, Vespasiani, lo stadio nuovo, lo stadio vecchio, stadio nuovo che non esisterà chissà per quanto tempo. Poi la roba, a proposito dell'aeroporto, l'aeroporto, scusami, ma tu piazzi l'autostrada, cioè tu piazzi la pista dell'aereo, accanto all'autostrada, ma chi te lo dice? Quello a un certo punto l'aereo c'ha una avaria, non riesce a atterrare sulla pista dell'aeroporto, ma atterra sull'autostrada. Chi te lo dice? Lo puoi escludere una cosa del genere? No, che non lo puoi escludere. No, fenomeno, eh? Fenomeno, non lo puoi escludere. Mi pare negli Stati Uniti già è successo, già successe molti anni fa questa roba qui, va bene? Quindi poi l'aeroporto, ampliamento assurdo dell'aeroporto, l'abusivismo dilagante, che il comune non fa niente, ma proprio nulla per contenere, quantomeno contenerlo, se non lo puoi eliminare, almeno, come dire, rendigli la vita dura a questo. Allora, il risultato, cioè, uno dice, ma quanto ha preso questo io all'ultima elezione? Allora, ha preso il 5,7%, e uno sì. Cioè, come tu fai a votare uno sì? No. All'ultime elezioni comunali, Dario Nardella, ex spalla di, no, aspetta, lei era, mi pare, in classe con Matteo Renzi, se non è un altro fenomeno, no? Proprio un fenomeno, è riuscito dai 40%, 41%, ora va verso i 3%. Fenomenale. Va bene, Dario Nardella, appunto esponente del PD, amico, mi pare era il vice sindaco, era il vice sindaco di Renzi, mi ricordo, vabbè, comunque braccio destro, compagno di scuola, di studi di Matteo Renzi, è stato rieletto alle ultime comunali con 57% cioè 57% dei voti a lui, cioè passato, nemmeno, non hanno fatto neanche il ballottaggio, passato diretto. Come, ma io dico, ma come ha fatto, cioè, una cosa del genere? Ma voi vi rendete conto? Cioè, scusatemi, a Firenze avete votato? Avete votato? Io no, cioè, non ci sono, purtroppo non mi sono ammalato di votare. Ah, ecco perché, questo era un virus, ha fatto con un virus, lui l'è riuscito a farsi eleggere dai 57% dei cittadini di questa città colpiti dai virus. Il virus, ragazzi, 57%, un fenomeno, sì, 57%, è proprio un fenomeno questo.
57%. Poi tu li ora, io lo sai come fa a capire com'è che questi c'hanno il virus? Ma allora, gli fondi, se io gli fa un discorso così, gli elenco tutte le cose, come dire, scarse, schifose, no? Questo ho letto, cioè una roba inascoltabile. Lo sai come ti rispondo a loro? Sì, e t'ha ragione, ma per chi si vota? Cioè, per chi si vota? Scusami. Ma statene a casa, ma è ora. Ma quando c'è il virus bisogna stare a casa, non statene a casa, non andare alle urne, non fatti ontaggiare, capito? Non fatti ontaggiare, sta in quarantena, proprio come Dario Nardella, in quarantena. Speriamo la duri un po' tutti 2 settimane sta quarantena, speriamo, forse ci riesce anche a riparare le buche, a sistemare l'aeroporto, lo stadio. E i clandestini e gli abusivi, eh? Chissà, forse se la quarantena la dura, forse qualche cosina e si risolve. Va bene? A presto su questi schermi. Con il vostro amico Etrusco, iscrivetevi, soprattutto diffondete, cioè tutti i miei video si possono diffondere, copiare su Facebook, su Twitter, quello che cacchio volete fare, qui non ci sono diritti d'autore di nessun tipo, va bene? Ciao e mi raccomando, curatevi, non solo dal coronavirus, ma anche a tutti gli altri virus che girano, soprattutto quelli politici. Ciao ciao.